I saloni di rappresentanza della prefettura di Campobasso hanno accolto i 6 cittadini del territorio provinciale che hanno ricevuto dalle mani dei loro sindaci e del prefetto vicario Pignacelli il titolo onorifico di cavaliere, la significativa onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Sono Luigi Colalillo di Boiano, Michele Falcione, Francesco Leanza e Michele Pesce di Campobasso, Italia Martusciello di San Massimo e Napoleone Stelluti di Larino. È una grande soddisfazione oggi questa onorificenza che ho ricevuto qui in prefettura a Campobasso, che dedico soprattutto alla mia famiglia ma a tutte le persone che in questi anni hanno collaborato per la riuscita di tutti gli eventi in beneficenza che abbiamo organizzato. Questo per me rappresenta sicuramente un punto di partenza, non di arrivo, anche perché queste onorificenze che concede il Presidente della Repubblica sono date appunto a persone che si sono sì distinte ma che devono comunque impegnarsi. Quindi insomma, diciamo che una grande soddisfazione, oggi festeggiamo ma da domani sicuramente torneremo di nuovo a lavorare. Sono molto emozionata e desidero condividere questo riconoscimento soprattutto con i miei genitori, perché mi hanno allevata nutrendomi con valori sani che io ogni giorno cerco di trasmettere ai miei alunni e nella comune prassi didattica. Desidero condividere questo riconoscimento anche con i miei familiari. Consentitemi un altro ringraziamento ai miei alunni. Sono loro il mio lievito quotidiano e cerco ogni santo giorno di sottolineare la valenza pedagogica del verbo educare, del trarre fuori quelle potenzialità che sono certa che sono nell'animo di ognuno di loro. Bisogna solo tirarle fuori in qualche modo con passione ma soprattutto con grandi doti comunicative, perché oggi come oggi l'insegnante non può essere solo una sorta di homo sapiens sapiens ma deve essere un homo loquens, rammentando sempre il monito di Plutarco: gli studenti non sono vasi da riempire, ma legni da accendere. Un ultimo, ma proprio ultimo, pensiero va ai miei ex studenti dell'Istituto Penitenziario di Larino. Con questa onorificenza ho completato tutto il quadro delle onorificenze che io desideravo raggiungere. Quindi ho avuto il premio di cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi sono diventato ispettore onorario ai beni archeologici di Larino e infine arriva questa riconoscenza di cavaliere al merito dell'Ordine della Repubblica Italiana, che mi riempie molto di gioia, e quindi sono grato a tutte le autorità che hanno voluto assegnarmi questo riconoscimento, e quindi un saluto di ringraziamento anche a tutti i larinesi che con me quindi vengono, diciamo, meritatamente elogiati anche loro, cioè, i cittadini larinesi.